Hola ciurma e benvenuti nella nuova vanilla degli abbonati di Twitch. Ed alla ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, sono super emozionato di dirvi che la nuova vanilla degli abbonati di Twitch finalmente è aperta. Cioè, in realtà aprirà stasera alle 20, però vabbè, fa più figo dire che già. Ma adesso vi state chiedendo cos'è di particolare questa vanilla? Beh, ciurma, semplicemente è in 1.17/1.18. Infatti avrete questa generazione del mondo. Ma senza perderci in altre chiacchiere, ciurma, andiamo subito su Minecraft. Ed eccoci qua, ragazzi. Allora, è semplicissimo. Cioè, adesso vi spiego come sempre come funzionano le varie cose di base, tutte le novità, eccetera, eccetera. Quindi sarà un video molto più di spiegazioni che altro. Però ci sono delle chicche, bellissime. Allora, per entrare, ragazzi, in generale nel mio server Minecraft, che è pubblico per tutti, anche per i non abbonati, basta capire Minecraft o Java o Pocket. Andate su multiplayer, cliccate su aggiungi server, mettete, non so, tipo come nome server di Emerald, e l'IP, ragazzi, è questo qua, ovvero play.emerald.net. semplicissimo, la versione 1.16 1.17. e il resource pack, ragazzi, mettete abilita, dopodiché cliccate su done e, ragazzi, eccolo qua. La stessa cosa, ciurma, funziona anche per la Bedrock Edition, quindi per telefono, tablet, console, eccetera, eccetera. Trovate comunque il tutorial qua sotto in descrizione. Ma entriamo subito, ragazzi, nel server e siamo spawnati dentro. Ok, ciurma, il server è pubblico per tutti, infatti avrete come modalità pubbliche l'Anarchy, ragazzi, che a breve inizierà la nuova season, il Faction, che è appena stato aggiornato con tanti pet particolari, tante cose assurde, le nostre bellissime Bedwars con appunto le serie di kill, le cubo Lucky Block, quindi per chi piacciono appunto i Lucky Block, eccetera, eccetera, e poi infine Nebula, che anche questa modalità, ragazzi, a breve avrà la sua nuova season. Ma tutti adesso voi, ragazzotti nuovi, che volete far parte della ciurma, mi state chiedendo: ma come faccio a entrare nella nuova vanilla? È semplicissimo, bisogna essere abbonati sul mio canale di Twitch. Ciurma, l'abbonamento è veramente semplicissimo da fare e va benissimo qualsiasi tipo, quindi anche quello con il Prime gratis o una sub regalata oppure quella a pagamento. Dopo aver fatto, ragazzi, l'abbonamento, dovete fare una di queste due cose: o in chat su Twitch fare punto esclamativo nick spazio il vostro nome di Minecraft, oppure direttamente entrate qua nel server Minecraft e fate il comando slash Twitch, premete invio, avrete poi un link che vi aprirà sullo schermo da cliccare, e in questo modo, ciurma, avrete collegato il vostro account di Minecraft a Twitch. Così facendo potete entrare nella nuova vanilla di abbonati. E ciurma, eccoci qua, benvenuti nel nuovo spawn della vanilla degli abbonati in 1.17/18. Diciamo 17 e mezzo, dai. Allora, sotto di me c'è una chest, perché è molto particolare, perché all'interno c'è il B-I-A-Con, non so perché non l'hanno scritto così, e lo andrò a piazzare poco prima della live al posto della chest per inaugurare la nuova vanilla. E ragazzi, questo è tutto il nuovo spawn. Guardate che cosa abbiamo fatto, guardate che cosa bellissima. Là c'è la locanda, là sotto c'è lo shop e ci sono altre strutture molto interessanti. Ma iniziamo. Salve. Loro sono ragazzi dei villager che vanno in giro. Vanno in giro. Comunque, qui abbiamo come sempre le regole. Sono le classiche regole, quindi mi raccomando, rispettatele, perché sennò finirete in prigione. E vi posso assicurare, ciurma, che le prigioni non sono molto accoglienti. Spesso capita, ciurma, che ci dimentichiamo anche dei player dentro le prigioni. Quindi
Ops. Fatto sta, ragazzi, che allo spawn appunto avrete un piccolo kit base con gli oggetti in legno molto basic, un pochettino di cibo che vi servirà per l'avventura, e avrete anche in aggiunta forse una barchetta. Vediamo. All'interno della locanda, ragazzi, avete un punto di ristoro praticamente, dove abbiamo la nostra barista e praticamente diversi tavoli dove possiamo tranquillamente sederci per parlare con i nostri amici. E ciurma, qui la birra è buonissima. Ma salendo poi, ragazzi, al piano superiore, arriveremo appunto nella mia stanza, la stanza del capitano, dove abbiamo Antonio, che è il mio pappagallino. Sì. Ed è proprio qui, ragazzi, dove ho deciso di iniziare tutti i video e le live inerenti a questa nuova vanilla. Perché sì, ci saranno diversi video su questa vanilla. Questa qua dietro, ragazzi, è appunto la mappa di tutto lo spawn. Non è grandissimo, ma appunto è a tema piratesco. Cioè, è un covo pirata, non può essere una roba maestosa, gigantesca o super ricca. Deve essere un covo ben nascosto che non deve dare molto nell'occhio. E salendo per di qua abbiamo il mio punto di avvistamento, dove qui posso vedere tutto quello che c'è attorno per lo spawn. Ed è, raga, una cosa stra bella. Come sempre, ci sembra un vulcano. Non mi chiedete, ci sembra un vulcano. Io mi chiedo quei due cosa stanno facendo là sotto. Non lo so, ma ok. Ma adesso iniziamo con le cose succolenti, ragazzi, ovvero lo shop. Perché qui, ragazzi, potrete vendere e comprare diverse cose. Qui c'è lo shop dove possiamo comprare minerali, decorazioni, blocchi colorati, tutti i vari blocchi, eccetera, eccetera. E quindi costano sempre dei dobloni. Ma come si fanno i dobloni? O vendendo, ragazzi, minerali, quindi andando nello shop vendi, e qua potete vendere appunto ferro, rame, oro, smeraldi, diamanti e netherite scrap. Oppure tramite le aste. E queste aste, ragazzi, le andrò a fare proprio io durante le live. Quindi voi, e praticamente io in live cercherò di vendere al miglior offerente i vostri oggetti, i vostri minerali o le vostre costruzioni anche. Mentre, ragazzi, salendo per di qua c'è un altro shop, lo shop di contrabbando, dove abbiamo, ragazzi, all'interno due oggetti particolari: lo Skulk Sensor e il bundle. Comunque, non so voi, ma questo spawn mi piace un casino. Ciurma, è bellissimo. Ha proprio quell'aria piratesca e lo adoro alla follia. Per uscire dallo spawn, se avete una barchetta, potete tranquillamente piazzarlo qua, dove c'è questo quadrato, e quindi potete partire l'avventura con la vostra barchetta. Oppure, seguendo un'altra direzione, se vi farò vedere, troverete, ragazzi, Emerald 104, Fiao Furma, ci fanno anch'io qui. Dove praticamente ci dirà di andare verso questa direzione, perché appunto per di qua, attraverso questa grotta, ci sarà poi l'uscita dello spawn. Ma prima avremo il fabbro e la stalla, perché dal fabbro... signor fabbro, c'è qualcuno? Oh, eccolo qua. Fabbro, mi dispiace Emerald, sono alquanto impegnato ora. Chissà in futuro cosa farà il fabbro, non lo so. Ma da questa parte abbiamo la stalla, dove possiamo comprare dei cavalli. Infatti, se vogliamo uscire dallo spawn, possiamo anche comprare dei cavalli che hanno diverse caratteristiche. Ad esempio, qua abbiamo velocità, vita e salto. Prendiamo ad esempio un cavallo molto veloce. Prendiamo, ragazzi, tipo questo qua, e lo compriamo. Ed ecco qui che abbiamo, ciurma, una sella. Cliccando la sella a terra abbiamo il nostro cavallo con le nostre statistiche. Ed è qui, beh, possiamo partire verso questa direzione all'avventura. Infatti, ragazzi, per di qua uscite dal punto di spawn fin quando troverete poi la zona della natura, dove potete costruire quello che volete. La cosa bella, ciurma, di questi cavalli è che quando scendete dal cavallo si ritrasforma in sella, quindi nessuno potrà rubarvi o killarvi il cavallo. Adesso, raga, possiamo andare anche verso questa direzione e entriamo all'interno del municipio. Il municipio, ciurma, come vedete, è un posto molto particolare. Ha due NPC, le ciurme e i claim. Partiamo dalle ciurme. Ragazzi, in questa vanilla, per fare la ciurma è tutto molto più particolare, perché per creare una ciurma dovete letteralmente contattare tramite il nostro server Discord o i gruppi Telegram un moderatore, un admin o direttamente me, in modo da propormi il vostro progetto della ciurma. Il progetto più bello avrà poi appunto la possibilità di diventare una ciurma ufficiale del server. Mentre, ragazzi, per di qua abbiamo i claim, che vi farò vedere proprio tra poco, tra
tempo 2 minuti li vedrete. Verso questa direzione abbiamo il bellissimo podio, dove ci saranno tutti i top sub del mese di Twitch. Un altro modo ciurma per ottenere i dobloni sono appunto i lavori. Cliccando sui lavori avrete diverse categorie di lavoro e lì potete selezionare il lavoro che volete fare e da qui appunto potete guadagnare diversi dobloni. Anche se questa sera, ragazzi, per ogni sub e sub e sub regalata andrò a regalarvi ben 100 dobloni per sub. Ah, e altra cosa, avete presente la mia bellissima texture pack? Questa sera chi farà la sub e sub o anche con il prime avrà la possibilità di vincerne una copia. Ma un altro modo carino per ottenere dobloni è la caccia al tesoro all'interno dello spawn. Non so perché è letteralmente un mezzo biscotto. Non lo so. Come funziona, ragazzi, la caccia al tesoro? È semplicissimo. Ogni giorno, in 2 orari ben precisi, ovvero alle 16 e alle 21, si terrà una caccia al tesoro di 15 minuti all'interno dello spawn. Per partecipare basta che comprate appunto un bigliettino che costa 50 dobloni. Quando la caccia al tesoro inizierà dovrete andare a trovare una di queste ceste in giro per lo spawn, e chi troverà la cesta vincerà tutto il monte premi. Io ancora ci vi invito qua sotto nei commenti a dirmi cosa ne pensate di questo spawn. A me piace veramente un casino. Ma adesso, ciurma, vi porto in un altro posto. Si entra in questa grotta dove appunto non si vede il fondo, dove qui c'è il portale del Nether. Spetterà a voi, ragazzi, cliccare su questa papera per sapere il messaggio che vi andrà a dire. Mentre andando per di qua, diciamo che iniziano le cose un pochettino particolari, le cose più caratteristiche di questa vanilla, ovvero la parte della 1.18. Infatti lei dice: no, no, non ci voglio andare, non ci voglio andare, aiuto, non ci voglio andare. A breve questa entrata, ragazzi, verrà aperta e ci permetterà di andare nel sottosuolo. Però già che ci siamo vi faccio vedere un giretto delle caverne che ci saranno in questa vanilla. Come vedete, ragazzi, sono tutte le caverne che ci saranno nella 1.18. E ragazzi, non saranno sotto lo spawn e basta, ma in giro per tutto il mondo. Infatti, ciurma, potrete anche andare a nuotare sott'acqua e, oltre a trovare l'axolot, potete andare nelle varie grotte e a me mettono ansia. Ma adesso, ciurma, le cose su cose, ovvero come fate a proteggere le vostre future costruzioni o claimare una vostra zona? Semplicemente trovate appunto la zona che preferite e fate il comando slash claim. Il tuo claim, cliccando qua, creerete il vostro claim e si attiverà questa animazione che vi farà vedere appunto la grandezza dei claim. Adesso, ragazzi, noi abbiamo proprio un claim grande 3 chunk per 3 chunk. Infatti, se facciamo F3 più G, come vedete, possiamo vedere la grandezza del nostro claim. Ma in più, ragazzi, facendo il comando slash claim avrete adesso la gestione del vostro claim. Cliccando sulla mappa potrete proprio vedere dove essere il vostro claim nella mappa, e quindi questo qui vi servirà anche per espandere il vostro claim. E sapete come si fa? È bellissimo. Torniamo indietro e andiamo in impostazioni. Abbiamo diversi impostazioni, tra cui invitare i player, impostazione dei visitatori. Quindi se sei un visitatore del nostro claim può fare gli scambi, spaccare blocchi, eccetera eccetera. Ma c'è anche l'upgrade. E ragazzi, l'upgrade funziona così: in base a dove andiamo a vedere si va a creare questa animazione che ci mostra, e noi possiamo ampliare il nostro claim verso questa direzione per altri 3 chunk. Cliccando, ragazzi, su sì, abbiamo appena appunto upgradato il nostro claim. Infatti se facciamo slash claim e vediamo la mappa, come vedete adesso è più grande. Ma sapete, ciurma, cosa c'è d'altro di più bello? Lo spawn di notte. Perché, ragazzi, di notte secondo me dà il meglio di sé lo spawn. Fidatevi, perché è super suggestivo e è bellissimo. Proprio vi dà proprio quella sensazione di stare in un'ambientazione piratesca ed è spettacolare, ragazzi, è veramente spettacolare. Comunque, per il resto, proprio davanti allo spawn c'è la guida. Qui vi spiegherà tutto quanto. Alla fine, ciurma, è un vanilla, quindi non c'è molto da dire. Bene, ciurma, detto questo, io vi aspetto questa sera alle 20 live su Twitch con l'inaugurazione del nuovo vanilla dei sub. Spero che ci siate in tantissimi, anche perché questa sera mi sa che il vostro capitano andrà a regalare qualche abbonamento. E detto questo, ciurma, dal vostro è tutto e ciao a tutti.